Claudio Baglioni condurrà il Festival di Sanremo 2018. Aggiornamento 16.5522/10/17, è arrivata d'ufficialità attraverso il profilo Twitter di Sanremo, in bocca al lupo al nostro futuro capitano. Claudio Baglioni, Sanremo 2018 è tuo. Nel messaggio vengono annunciate altre sorprese che saranno presto comunicate. Claudio Baglioni condurrà la 68esima edizione del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio. Il cantante sarà così nella doppia veste di direttore artistico e conduttore, questa è l'indiscrezione raccolta dall'AGI in ambienti vicini alla rassegna, punto di forza assoluto del palinsesto della televisione pubblica. Quella che sta per arrivare, si conferma essere una stagione di transito per il Festival di Sanremo. Dopo il grande successo della gestione Conti, la presenza di Claudio Baglioni rappresenta da un lato una garanzia, dato che il personaggio è indiscutibilmente amato da un pubblico ampio e variegato, ma dall'altro si avverte un velo di incertezza dato l'inevitabile paragone con un triennio praticamente perfetto, sia sul piano dei risultati che dal punto di vista dei contenuti. La carriera di Claudio Baglioni. Una carriera lunga quasi 50 anni, un artista melodico dal grande spessore umano, filantropo, mattatore in TV, indimenticabili gli anni di Anima Mia in sodalizio con Fabio Fazio. Le sue canzoni sono diventate un simbolo per più generazioni di ascoltatori, vendendo oltre 55 milioni di dischi nel mondo. Curioso il fatto che non ha mai partecipato a un Festival di Sanremo, ci arriva per la prima volta in veste di conduttore e direttore artistico. La partner femminile a Sanremo. Claudio Baglioni sarà affiancato da una partner femminile diversa ogni sera. Stando alle ultimissime di Ad Cronos, la trattativa è avanzata ma l'annuncio ufficiale finora non è arrivato perché sul versante economico le due parti sarebbero partite da posizioni molto differenti e trovare un equilibrio si sarebbe rivelato piuttosto complicato. Claudio Baglioni dovrebbe percepire un compenso totale che si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Le parole di Gianni Morandi. Gianni Morandi parla di scelta straordinaria quella di puntare su Claudio Baglioni. Rispondeva a una domanda su di lui nelle vesti di direttore artistico, ma non sapeva ancora che avrebbe fatto anche il conduttore dell'edizione in questione. La Rai ha fatto una scelta straordinaria pensando a Baglioni, grande artista, bravissimo e integerrimo. Dopo tre anni di Conti e Fazio è la scelta migliore. Sono davvero contento per lui e gli faccio tanti auguri. Claudio Baglioni e Gianni Morandi hanno diviso il palco insieme per un lungo tour, Capitani Coraggiosi, visto anche in TV proprio in diretta su Rai 1.